queste sono le uova del contadino di fiducia, eh? Finalmente a tavola. Tre uova, abbondiamo un po' di olio, miele, burro ghee e gallette di riso. Questa è la classica colazione che faccio oramai da tantissimi anni. Cerco di fare bene o male sempre la stessa, perché ho trovato una colazione che mi piace, che digerisco bene, che mi fa star bene. Ragazzi, lo continuerò a ripetere, non sono consigli nutrizionali, anzi, come dicono nel wrestling, don't try this at home, almeno che già non lo facciate. Questo vi porto un po' dietro una mia giornata, vi faccio vedere quello che mangio. Quindi la colazione parte con un minimo di tre uova, sia bianchi che rossi, olio, e poi vado di, a seconda di quanta fame ho, di gallette, burro e miele. Miele, anche qui come avete visto, le uova cerco di prenderle dal contadino, il miele cerco di prenderlo anche quello da apicoltore quando posso, quando non riesco cerco di prendere il migliore che trovo al supermercato, anche l'olio buono, e così. Questa è la colazione. Chissà quante calorie ha questa colazione, non me lo so mai chiesto, siccome vedo che di solito nei vlog di chi fa questa tipologia di video, quello che ho mangiato in un giorno, ci sono anche le calorie. Le calcolerò per voi, le calorie di questa colazione, e le inserirò nel video. Così serve pure a me magari per farmi un'indicazione di quante calorie mangio a colazione, perché bene o male è molto simile quella la colazione che faccio tutti i giorni. Mi regolo solo a seconda della fame che ho. Un uovo in più, un uovo in meno, qualche galletta con burro e miele in più, qualche galletta con burro e miele in meno. Ne dai una? Senti che buona. Allora anche tu una. Senti che buona? Mamma, anche tu. Aspetta che c'è il miele sopra, sennò mettiamo tutto, tanto di morte. Ma io ho una bella. E non può mai mancare un bel caffè prima di uscire di casa. Di solito la giornata inizia andando al lavoro, a volte porto io Iris, a volte la porta Paola, poi si va diretti in ufficio e parte la rumba. Quindi un bel caffè, la mattina dopo quella che avete visto essere la mia colazione, avete visto anche le calorie ingerite e avete un po' scoperto il mio segreto di prima mattina. Per me la colazione è il pasto più importante della giornata. E di nuovo cerco di mangiare ciò che mi piace, roba semplice, però mi dà energia, mi dà calorie e mi fa partire al meglio la giornata. Oggi la voce è un po' rauca, vediamo se il caffè mi aiuta a riprendermi. Noi ci vediamo al pranzo. E adesso andiamo nella cucinetta di Tata. Tata, papà, ha fatto una bella colazione, un bel caffè, che mi prepari te? Di buono? Uova, gallina e pomodoro. Uova e di pane. Gallina, pomodoro e pane. Ok, va, per pranzo mi piacerebbe. Allora, pranzo lo prepari te? Certo. Ecco qua, pronto per mangiare. Come vi ho detto, sono fortunato. Paolo oggi mi ha preparato tutto. Come primo ho un riso in brodo, con il brodo della gallina, infatti poi ho gallina lessa e fagiolini. Questo è il mio classico pranzo, un bel primo, riso, pasta, miglio, cereali, e poi sempre un secondo che sia carne, pesce o legumi e verdura. Oggi condirò il tutto a carne lessa, mi piace, con il creme e con un po' di maionese. Ho già messo un bel filo d'olio sul riso. Sul riso e anche un po' di sale, e diciamo che questo è il mio pranzo completo. Questo riso è spettacolare. Grande Paola, guardate, facciamo una cosa. La chiamo, ve la metto in viva voce, così la ringraziamo in diretta, perché... Pronto? Oh, risposto subito, Paola. Il riso è top, adesso devo provare anche la gallina e i fagiolini, però grazie, bravissima, super pranzo. Ma grazie, che carino, buon appetito allora. Grazie, a dopo, ciao, ti amo, ciao, ciao. Riso finito, buonissimo, adesso vado a quella che mi sembrava una gallina, ma invece gallina non è, perché ha un osso gigante, quindi è manzo lesso, bollito, quindi il brodo era di bollito di manzo e non di gallina.
non l'avrei riconosciuto comunque. E adesso andiamo con la carne. Oggi mangio carne, di solito vario, carne, pesce, legumi, uova. Le uova le mangio spesso a colazione. In questo periodo della mia vita non sto limitando nessuna tipologia di cibo. Ci sono stati momenti in cui magari ho tolto la carne, momenti in cui mangiavo solo carne, momenti in cui sono stato più equilibrato, ho fatto un po' di test, scelte negli anni. In questo periodo non sto limitando niente, quindi sto mangiando tutto, vado molto a sensazione, a quello che il mio corpo mi richiede. Cerco ovviamente di scegliere, come vi ho detto, gli ingredienti, quindi le materie prime. Sono molto ossessionato sulle materie prime, però mangio senza farmi troppi problemi, non conto le calorie. In questo video le conterò così da avere un'idea di quelle che sono le calorie che mangio bene o male in una giornata, perché non ne ho la più pallida idea, quindi lo scopriremo. E questa è un po' la mia... ciò che mangio in questo periodo. Eccoci qua, anche baciati dal sole, bel caffè, post pranzo, per me non può mai mancare. Prendo spunto per dirvi di iscrivervi al canale. Ci farebbe molto piacere vedervi iscritti, far crescere, aiutarmi a far crescere questo canale. È un esperimento, è iniziato da poco, mi sto divertendo, voglio portarvi dietro le quinte di quella che è la mia corsa, quella che è la mia vita, e mi piacerebbe vedervi iscritti. Quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Io torno a bermi il caffè. Era... si mangiano patate americane al forno, ragazzi. Adesso vi faccio vedere che spettacolo. Uno dei miei cibi preferiti, patate americane al forno. Timer 2 minuti. Carne, verdura, cavoletti di Bruxelles e taccole, come si chiamano qui in Veneto, un po' di piselli, un po' di legumi e patate. Ce le siamo già quasi mangiate tutte nel mentre cucinavamo e tentavamo di fare questo vlog. Pronti per la cena? Allora, avete visto, niente di sofisticato. Carne fatta sulla griglia, un po' di patate americane fatte al forno, fagiolini e cavoletti di Bruxelles, un po' di piselli, un bel filo d'olio. Io con l'olio, ragazzi, abbondo sempre, e soprattutto olio buono, questo è fondamentale, ma tutte le materie prime devono essere buone, quindi questa è la cosa, secondo me, principale. Ehi, ragazzi! Chi lo dici? Ragazzi, in tutta data vorresti aprire il tuo canale YouTube, vero? Sì. Per cosa vorresti raccontare? Qual è la tua passione? Giocare. È una bella passione. Ale, anche cena finita, il primo round, perché si fa sempre una cena così. E poi vado di dessert, che non manca mai, mai, mai. Vediamo oggi che cosa mi stuzzica. Concludiamo la cena con un mini dessert, un pezzo di strudel senza glutine che mi ha appena portato mia suocera per assaggiare, e un po' di gallette col cioccolato fondente. Il dessert per me è importante, mi accompagna da sempre. Dopo cena soprattutto ho bisogno di un dessert, me lo concedo. Ragazzi, non prendete spunto da me, non sono consigli alimentari, è solo per farvi vedere quello che faccio io e quello che mangio in una giornata. Me lo chiedete in tanti,
sappiate che mi muovo molto, faccio molto movimento nella giornata, in questa fase un po' meno, ma mi alleno parecchio e quindi ecco, queste coccole me le concedo. E finalmente vi ho portati con me in quella che è una mia giornata tipo, per farvi vedere quello che mangio. Avete visto cosa mangio a colazione, a pranzo e a cena. Quello che non vi ho mostrato, non mi sono ripreso, in quelli che sono gli spuntini, che ovviamente variano a seconda di quanta attività fisica faccio, della fame che ho, del periodo, dello stress. In particolare in questa giornata mi sono bevuto un succo di frutta, ho mangiato una barretta proteica a metà mattina, mi sono fatto un frullato, uno shaker con circa 300 ml di latte di soia, 30 g di proteine, una banana e un po' di miele a metà pomeriggio e prima di andare a letto, sì, ahimè, mi sono mangiato 5 fette, burro e miele, 5 gallette di riso, burro e miele. Quindi andiamo poi a fare il totale delle calorie, così che anche per me questo è stato utile per capire quante calorie butto dentro bene o male nella giornata. Spero che questo video vi sia piaciuto, per me è stato divertente, vi ho portato un po' anche dietro le quinte di quella che è la mia famiglia, vi ho portato a casa mia. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, condividete, aiutatemi a far conoscere questo canale perché ho un sacco di novità in serbo per voi, mi sto divertendo, spero anche voi nel seguirmi, quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ragazzi noi ci vediamo al prossimo video.